di quelli che sono morti avevano tre patologie croniche, che solo il 2,9% non aveva altre patologie. Ma allora perché si può andare a infilarsi in una scatola di sardine come il metro tranquillamente e non si può andare a sedersi in un bar al chiuso che magari l'aria è condizionata? Allora, ci sono innanzitutto il Green Pass è un illogico sanitario. Poi si parla di vaccini e questi non sono vaccini. Io mi domando perché allora non tutte queste persone che sono lì non si danno da fare per chiedere perché venga avanti il vaccino della Novavax, che è addirittura di arrivo, e però viene rallentato. Al vaccino Pfizer e agli altri vengono dati i percorsi di accelerazione e a questo no. Allora ci sono troppe domande. La gente ha paura di questi vaccini, non ha paura del vaccino. E Lo quindi a so, però questo diciamo punto che anche la vostra inventarsi, campagna forse non alimenta così grandi inventarsi chiarezze, una, alimenta no, forse ma inventarsi incertezza rinunciare a di fronte delle al vaccino. libertà, scusa, rinunciare a delle libertà importanti per una serie di ragioni che sono risibili, risibili, perché tutta questa. Ma lo sapete quanti morti ci sono per fumo ogni giorno? 250. Allora, che cosa si fa? 250 per Scusi, la non mi dirà che i morti sedentarietà. per Questi sono Covid dati sono Istat. risibili, no? Perché io adesso devo fare subito No, intervenire, se vuole, vedo ma la va a finale. intervenire chi vuoi, perché a questo punto io sento sempre dire affermazioni apodittiche e non vedo il riferimento scientifico. E soprattutto, voglio dire, approfitto di questo minuto per dire un'altra cosa. Prima di tutto io non sono impazzito e non butto a mare una reputazione di 50 anni. Secondo, sarebbe opportuno che d'ora in avanti chiunque fa delle affermazioni dica se ha soprattutto i clinici, dicano se hanno dei conflitti di interessi con le case farmaceutiche. Per favore, perché a questo punto capiremmo molto di più. In ogni caso, il filone del discorso è Vabbè, no, è semplicemente chiaro, però mi sembra io, professor Galli, che non si scuote la può testa, mi rovinare la affido vita al degli professor italiani, Galli, no, perché io per forza, pensavo, rovinare la e qui vita degli denuncio, italiani no, per scusi, una cosa contro, che si non sta fermi un in attimo, piedi. perché io pensavo che ci fosse un'obiezione appunto di dinamiche, di